Benvenuti su un nuovo video, sempre qui sulla casa di Serena. Allora, innanzitutto perdonate la pettinatura oscena ispirata a Toca World, i capelli veramente osceni, però io ho deciso di dedicarmi alla stanzetta dei bambini e poi finalmente posso farmi una doccia e un bagno come si deve, tenuta come al solito sportiva. Sicuramente durante le pulizie toglierò anche il cardigan perché fa caldo, c'è tutto aperto anche per l'odore del detergente che vado ad utilizzare. Non è assolutamente aggressivo, però c'è un odore pessimo. Allora, io oggi sono armata di Swiffer per la polvere, abbiamo sia l'asta che i pannetti, quelli lì falsissimi da un euro. E dopo vado a passare con la microfibra la mucchina senza risciacquo. È comodo perché è senza risciacquo, ma come vi dicevo, ha un odore pessimo, tipo muschio che cresce sugli alberi al nord. E quindi praticamente tengo tutto aperto, non mi piace molto, però va via subito e soprattutto non è assolutamente pericoloso per i bambini. Quindi direi di iniziare e parto da questi mostri alle mie spalle. Allora, mi avete vista comunque, sì, scusate, allora gli occhi alieni, ma io sto facendo delle prove con un nuovo tipo di illuminazione per farvi vedere meglio i miei video e vedo che purtroppo gli occhiali hanno un effetto pessimo. Provo a stare un po' senza, no, meglio di no, se no non vi vedo. Dicevo, questa è una pulizia veloce, quindi non sono andata lì a spolverare l'ego, però volevo darvi un piccolo consiglio. Quando io pulisco i Lego ho un vecchio pennello del trucco, in realtà non è uno vecchio, è uno di quelli a unicorno che, lo sapete, non uso molto per il viso. Comunque il pennello a ventaglio, quindi quello molto sottile, e io lo utilizzo per pulire Lego, è perfetto, non sposta niente. Vi dico la verità, Giordana non li sa ancora tenere bene, quindi io stavo pensando un giorno, oh cavolo, ho dimenticato la carrozza di Cenerentola, mi sembrava fossero più larghi. Comunque un giorno penso che andrò a smontare alcune parti, quelle che si tolgono più spesso, e a fissarle con l'attack. Questo è, diciamo, il modo che utilizzano i collezionisti, quelli che fanno quelle grandi installazioni di Lego. Io continuo, passo all'altro lato.
Mi avete vista dare una sonora attestata, credo, sotto queste mensole. E niente, non taglierò la parte perché chi sono io per privarvi di un momento tanto esilarante. Comunque, il più è fatto. Io adesso vi faccio un attimo vedere il dietro le quinte. Ora parto dal presupposto che mi sono completamente dimenticata di questa mensola, quindi ora vado a farla. Allora, purtroppo il tavolo di Giordana è in condizioni pessime, ma pessime veramente. Cioè, va grattugiato alla perfezione. Il problema è come se avesse una sorta di patina sopra azzeccosa e non so più che cosa ci ha fatto. Vi dico la verità, lo compro nuovo a breve. Cioè, quando la quarantena sarà finita, io lo andrò a ricomprare perché è tempo che veramente sta distrutto, distrutto. Questo è il nuovo acquisto, lo avete visto, vabbè, ultimamente, è troppo carino, l'ufficio di Giordana. Nonostante sia mutata alla perfezione, sembra che traballa, a me mi fa un po' paura, però vabbè. Devo andare a fare i pavimenti. Non ho in programma oggi di fare vetri infissi perché non ne ho il tempo. E che altro dire? Vabbè, ovviamente, come vi ho detto, era una pulizia generica, quindi oggi niente qua sopra, anche perché l'ho fatto la settimana scorsa. Li utilizzo lo Swiffer pavimenti. L'unica cosa è che ora monto sulla sedia, che devo rifare tutta con la mucchina e mettere a lavare il cuscino, e mi faccio un attimo soltanto il lampadario con lo Swiffer, che è pieno di polvere. Vi volevo dire, ecco il dietro le quinte. Questo è tutto ciò che c'era in giro. In giro è che adesso andranno a mettere a posto, cioè non vado certo a posare io, se lo sistemano loro, assolutamente. E l'unico settore che non vi ho fatto vedere perché è di una noia mortale sono le solite mensoline, queste qui. Vabbè, sempre con lo stesso procedimento. Abbiamo cambiato un po' la disposizione in questo periodo. Poi devo togliere e mettere questi fiocchi da qualche parte perché non so dove metterli. Qui c'è un portafoto che volevo utilizzare, però dato che è inutilizzato adesso lo tolgo. Praticamente qui dovrebbero rimanere soltanto le basi Lego. Questa è una tabella che avevo stampato poco prima che arrivasse il coronavirus. Volevo stampare a Vittorio l'orario scolastico per comodità, ormai purtroppo ahimè non serve più. Gliela volevo attaccare qui così quando preparava lo zaino non doveva sempre andare lì ad aprire il diario. Ce lo teniamo per l'anno prossimo. E quindi qui resteranno solo le basi della Lego. Per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia motivate a fare le pulizie, diciamo. Vi consiglio quel prodotto comunque perché la resa è ottima, al di là un po' purtroppo del cattivo odore. Fra l'altro c'è una goccia a terra. Io oggi andrò a pulire con la scopa a vapore. Quindi adesso mi faccio il lampadario, mi faccio quella mensola e vado di scopa a vapore e per oggi può andare così. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, lasciatemi un grande like. Ciao!